Ho ispezionato il corpo di una sirena? Ma quindi esistono davvero? Ciao ragazzi, prima di rispondere a questa domanda una volta per tutte e di raccontarvi dove sono finito, dobbiamo fare un passo indietro e scoprire le origini delle sirene, esseri mitologici che da sempre catturano il fascino e la curiosità di grandi e piccini. Oggi ancora di più dopo l'uscita del nuovo live action della Sirenetta, che come il classico di Disney racconta una storia completamente stravolta della vera sirenetta. Sirenetta di Hans Christian Andersen, che scrisse una fiaba che in origine appariva molto più inquietante e misteriosa. E se vi interessa potete andare a ripescare qui da qualche parte. E visto l'interesse che avete mostrato per queste creature, io mi sono documentato tantissimo e sono qui per rituffarvi con voi negli abissi più profondi e scoprire se le sirene sono davvero esistite o se addirittura ancora esistono. Se l'argomento vi interessa, prima di cominciare vi chiedo di sostenermi con un like, quindi muovete quelle pinne e lasciatemi un pollice in su, che per voi è pochissimo ma per me è davvero tanto, perché sapete che per questi video mi documento sempre veramente tanto e un vostro like può aiutarmi ad arrivare a più persone possibili. E adesso possiamo tuffarci. Fin da piccoli a scuola abbiamo studiato i dinosauri e creature di questo tipo crediamo siano davvero esistite perché sono stati trovati i loro resti. Ma senza queste prove credereste mai all'esistenza di questo? O addirittura questo? E questo? Per quanto possa sembrarci assurdo, anche delle sirene è stato trovato qualcosa. Ma diventa sempre difficile capire se siano resti veri oppure fake. E lo stesso vale per i loro tantissimi avvistamenti. Per non parlare di miti e leggende sulle sirene che vengono raccontati da migliaia di anni. E questi racconti vengono da ogni parte del mondo. Diverse culture che però le descrivono tutte allo stesso modo. E non potevano certo scambiarsi pareri all'epoca. Non c'era internet o anche i social. Quindi perché tutti le conoscevano? Ma prima di tutto, che cosa sono le sirene? Le sirene sono esseri ibridi, per metà pesci e per metà donne. Fino al secondo secolo però le sirene vengono raffigurate nei loro racconti in modo completamente diverso da oggi. Negli scritti appaiono per la prima volta nell'Odissea di Omero, durante il viaggio di prove che Ulisse affronta con i suoi compagni. Ed è proprio navigando le acque dell'isola di Capri che incontra queste temute creature femminili, il cui canto può ammaliare qualsiasi navigatore e portarlo al delirio e alla morte. Se sentiamo il loro canto siamo perduti, ci attireranno sulle rocce per distruggerci. Fuggiamo Ulisse, fuggiamo! Motivo per cui l'astuto Ulisse userà tappi di cera per tappare le orecchie dei suoi compagni ed evitare loro un triste destino. Nell'opera però non ci vengono descritte queste sirene, che solo successivamente nelle opere di Apollonio Rodio scopriremo avere il volto e il busto di donna, mentre la parte inferiore è di uccello marino. Con la decadenza dell'impero romano d'occidente decade anche l'immagine della sirena per metà uccello, per lasciare spazio a quella più nota al giorno d'oggi di donna con coda di pesce. In pochi lo sanno, ma anche Cristoforo Colombo trascrisse di aver avvistato queste sirene, 3 per l'esattezza, mentre veleggiava all'altezza di Haiti nel 1433. La sua delusione però confessata ai marinai riguardava l'aspetto di queste creature. Colombo le definì così: non solo belle come si pensa e hanno volti da uomo. Anche ai nostri giorni qualcuno che dice di averle viste c'è. TikTok, YouTube e il web in generale è inondato da avvistamenti di sirene e c'è chi addirittura sembrerebbe abbia toccato con mano i loro resti. Questa foto è stata scattata in Bulgaria e mostra un professore che sarebbe partito alla ricerca di reperti archeologici e che si sarebbe poi imbattuto in questo scheletro di sirena, che potrebbe testimoniare se non l'attuale esistenza delle sirene, quantomeno che sono esistite, proprio come i dinosauri. Voi ci credete? Beh, non è così. Mi dispiace deludervi, ma ho scoperto che si tratta di una bufala. L'immagine è stata creata per un concorso che richiedeva la realizzazione
creazione di una foto impossibile, quindi è falsa. Ma questo non significa che nessuno abbia mai trovato veramente lo scheletro di una sirena. Kirsty Jones stava passeggiando sulle spiagge di Hightown in Inghilterra con la sua famiglia quando si è imbattuta in una scoperta agghiacciante. Sono stati i suoi bambini a notare sulla riva un ammasso di ossa dall'aspetto misterioso. Non sembrava il corpo di un umano, ma nemmeno di un animale. Per metà del corpo ricordava uno scheletro umano, ma all'altezza delle anche la spina dorsale proseguiva in una linea unica che somigliava alla coda di una sirena. Kirsty ha immediatamente scattato delle foto che ha condiviso sui suoi social e chiaramente queste foto hanno fatto il giro del web e centinaia di persone hanno dibattuto sulla possibilità che si trattasse veramente dello scheletro di una sirena. Ma la cosa strana è che nonostante l'interesse generato sui social e sul web, dove personalmente ho trovato decine e decine di articoli che ne parlavano, sembra che la cosa sia stata completamente ignorata, come se chi di competenza non fosse interessato a scoprire cos'era o come se si volesse nascondere la verità. Ma di tutti i ritrovamenti di sirena, due sono i più famosi e discussi di sempre. Il primo è in Giappone, mentre il secondo è proprio in Italia. E io potevo non andare a ispezionarlo? Ma partiamo dal primo. Una creatura mummificata lunga una trentina di centimetri che veniva presentata nel tempio di Enjuin a Hasakuki in Giappone, scusate la pronuncia. E proprio in quel tempio veniva venerata come fosse sacra, tanto che durante la pandemia di coronavirus in migliaia le hanno rivolto delle preghiere. Quella che è stata soprannominata la sirena mummificata sembrerebbe che in origine sia stata intrappolata in una rete da pesca tra il 1736 e il 1741 nelle acque del Giappone meridionale. Non è chiaro come il reperto sia poi arrivato al tempio di Enjuin ad Hasakuki, ma è noto che fu tramandato prima nelle mani di decine e decine di proprietari per poi finire in questo antico tempio, dove è stata custodita all'interno di una teca per circa 40 anni. Ma negli ultimi tempi è stata trasferita in una cassaforte ignifuga per proteggerla dal deterioramento, anche se a me personalmente a vederla così sembra già deteriorata. Chissà la puzza. All'inizio di febbraio del 2022 poi il sommo sacerdote del tempio, Kosen Kuida, l'ha consegnata agli scienziati dell'Università della Scienza e delle Arti Kurashiki per sottoporla a una TAC e ad altri esami per scoprire se fosse realmente il resto di una sirena, perché a una certa c'è qualcuno che ha iniziato a dubitare. Sono stati effettuati anche alcuni prelievi e quasi un anno dopo gli scienziati hanno pubblicato i risultati delle analisi e ora sappiamo di che cosa si tratta davvero. Mettete in pausa e scrivete giù nei commenti se secondo voi è un vero o è un fake. Altro non è che un fantoccio realizzato combinando diversi materiali sia organici che inorganici. È composto quindi da varie parti di animali come pinne e pelle di pesce, cheratina, pelliccia di mammifero, montate con cura su un'imbottitura di tessuti, carta, colla, case, libri, auto e fogli di giornale. E insomma, è totalmente fake. E ora saliamo sul podio per parlare del ritrovamento di sirena più noto di tutti i tempi. La sirena delle Figi che io ho visto realmente di persona. La sua storia ha dell'incredibile. Nel luglio del 1842 tutti a New York sono in attesa di vedere la creatura più straordinaria mai scoperta prima. Una sirena catturata nel sud del Pacifico, alle isole Figi, e la sta per portare negli Stati Uniti da Londra un certo dottor J. Griffin, che fa parte del Lyceum di Storia Naturale britannico. La stampa americana ne parla da settimane, tanto che al suo arrivo in hotel Griffin trova una folla di giornalisti ad attenderlo, ansiosi di vedere la sirena, che a quanto pare era stata analizzata anche da uno scienziato che ne aveva attestato la veridicità. Quindi, da quel che sappiamo, era vera. E dopo qualche resistenza, l'uomo mostra ai giornalisti la misteriosa creatura. La prima offerta per poterla mettere in mostra, niente poco di meno che
che all'American Museum arriva da parte di Phineas Taylor Barnum, fondatore del Ringling Bros e del Barnum and Bailey Circus. Se avete visto The Greatest Showman sapete bene di chi sto parlando. Il circo Barnum impiegava esseri umani con particolari condizioni genetiche, difetti fisici e malattie, trasformandole di fatto in fenomeni da baraccone, e questo fu il suo successo. Quello che mancava a Barnum era una creatura metà donna e metà pesce, e Griffin poteva fornirgliela. Ma nonostante la sua proposta appaia molto proficua, il dottor Griffin si rifiuta di metterla in esposizione, e questo genera ancora più curiosità dei newyorkesi, che capiscono che lui non vuole lucrarci sopra. Griffin però alla fine cede e si convince a esporla, ma soltanto per una settimana, alla Concert Hall di Broadway, dove tiene anche una conferenza in cui sostiene una stravagante argomentazione. Di ogni essere vivente terrestre esiste anche una versione marina, secondo lui. I cavallucci marini ne sono la dimostrazione, come anche i leoni marini e i pescecani. E quindi perché anche gli esseri umani non dovrebbero avere una loro versione marina? Ed ecco che allora le sirene prendono significato. Nel frattempo i giornali pubblicano articoli su articoli in cui alimentano la curiosità dei newyorkesi. Appaiono titoli come "Il più strano di tutte le stranezze che la terra o il mare abbia mai prodotto", si legge sul New York Sun il 5 agosto del 1842. Ma una settimana è troppo poco. Quella della sirena resta la notizia di maggiore interesse a New York, e Griffin finalmente acconsente a metterla in mostra all'American Museum dell'imprenditore circense Barnum, triplicando il numero di visitatori. I cartelloni pubblicitari la rappresentano con la classica caricatura dell'affascinante ragazza metà donna e metà pesce. In realtà però la creatura era una vera e propria mostruosità, anche questa in decomposizione. Con la strategia della falsa pubblicità, la sirena resta per decenni una delle attrazioni che più incuriosiva il grande pubblico. Ma non era solo la pubblicità a essere stata falsata, e quello che state per scoprire vi sconvolgerà. Ho scoperto che il reperto della sirena era conservato al Museo Civico di Modena, così sono andato lì per ispezionarla. Trovarla non è stato poi così semplice. Ho ispezionato il lungo corridoio, ma niente. Tutte le stanze, anche dove non avrei dovuto. Sapevo di essere sulla strada giusta quando ho visto questi vascelli che mi hanno ricordato l'olandese volante. Aspetta, questo? Sono quasi certo sia un calice di sirena. Ho detto quasi, ma questa sono certo sia una riccia spiccia. Che cos'è? È un autentico riccia spiccia. Credevo fosse la strada giusta, ma poi mi sono ritrovato in Egitto e in mezzo a delle vecchie stoffe. Queste sono le stoffe, ma noi stiamo cercando la sirena. E dopo essermi ritrovato in un cumulo di altri antichissimi reperti, iniziavo quasi anche a sentirmi un po' Ariel. E dopo averli ispezionati tutti, proprio tutti, e proprio quando stavo iniziando a perdere le speranze, eccolo. Ero entusiasta, anche se era parecchio bruttina. O più che bruttina, particolare. Solo dopo ho letto la descrizione. Ma è un fake! Ci hanno fregato, andiamocene. Shock! La sirena viene trasferita più volte nel corso degli anni, e nel 1859 è sicuramente a Boston. Poi non si hanno più certezze. Forse finì bruciata nell'incendio del 1865 che distrusse l'American Museum di New York, o forse fece la stessa brutta fine ma 15 anni dopo tra le fiamme del Boston Museum. Chiaramente quindi ho scoperto soltanto visitando il Museo Civico di Modena che quella in mostra da loro già dal 1875 altro non è che un falso. Ma era un falso anche la sirena di Barnum. Si trattava probabilmente di una scultura ricavata assemblando la carcassa mummificata di un pesce, col cadavere di qualche mammifero non meglio precisato, forse una scimmia. E chiaramente l'imprenditore circense lo sapeva bene, anzi,
ne era l'artefice. Questa non è solo la più nota storia di un ritrovamento di Serena, ma è anche la più grande truffa di un ritrovamento falsato di tutta la storia. Barnum era riuscito a muovere un'intera cittadina e anche oltre oceano parlavano della sirena di New York. Peccato che questa sirena fosse un fake. Il dottor Griffin non era affatto chi diceva di essere. E il Lyceum di storia naturale non è mai esistito. L'uomo in realtà si chiamava Lemmy Lyman ed era stato ingaggiato proprio da Barnum per costruire la storia e far sì che il pubblico se ne appassionasse passo dopo passo, bugia dopo bugia, rendendo credibile uno dei più grandi bluff della storia, ma che per Barnum rappresentava la sua più grande fortuna. In generale, i principali parametri scientifici escludono la possibile esistenza delle sirene e ai diversi avvistamenti del passato si associa sempre un fraintendimento, compreso quello di Colombo, che non possiamo saperlo con certezza, ma per molti è probabile che ciò che aveva visto non fossero sirene, ma lamantini. Resta il fatto che, nonostante la miriade di avvistamenti e ritrovamenti fake, qualcosa di non del tutto spiegabile continua a mantenere il mistero attorno a queste creature. Questo è l'avvistamento in Minnesota di alcuni agenti della scientifica che caricano sulla barella una creatura con la coda di pesce. E non è l'unico. Qualcuno ha reso pubblico il video della cattura in Islanda del Nord di una creatura che sembra umana ma con mani palmate. Mentre un gruppo di bagnanti ha avvistato quella che poteva sembrare una foca sulla costa israeliana, ma chiaramente non era una foca e sembra una sirena. Ammetto che a me sembra vera. Questi sono dipinti rupestri di 7000 anni fa e raffigurano umani e sirene che combattono. E se è scientificamente stato esplorato soltanto il 10% dei nostri oceani, come si fa a dire con certezza che le sirene non esistono? Ovviamente voglio sapere adesso voi che cosa ne pensate. Queste creature esistono o non esistono? Vi è mai parso di averne potuta avvistare una? Le sirene comunque non sono le uniche creature su cui si dibatte della loro esistenza. Quindi fatemi capire con un pollice in su che volete che approfondisca anche sull'esistenza di questi altri misteriosi avvistamenti. Ma soprattutto, se volete continuare a indagare con me anche nel prossimo video, iscrivetevi al canale. Ciao! Se avete visto H2O, lo so che anche voi avete passato quel periodo in cui se vi arrivava uno schizzo d'acqua dovevate scappare perché da lì a poco si sarebbe palesata la vostra coda.